Ciao a tutti, siamo arrivati al secondo capitolo dedicato agli acquisti che ho fatto per il Black Friday. Ma non vi preoccupate, ne arriverà anche un terzo. Siete contenti? A parte lo scherzo, se vi dà fastidio vedere la gente che compra tanto make-up, chiudete qui questo video e amici come prima. Partiamo subito con i miei acquisti. Intanto sul sito di NARS ho visto che c'era questo duo che in realtà è composto da due prodotti che volevo provare da molto tempo, che mi incuriosivano da molto tempo, ma che non avevo mai preso, mai provato. E cioè questo duo viso, dove ci sono i due prodotti viso più iconici e più rinomati di NARS, ovvero la famosissima Terra Laguna in formato polvere. Io ce l'ho in crema e sapete mi piace moltissimo, ma in polvere non l'ho mai provata, non l'ho mai posseduta. È il famosissimo Blush Orgasm. Quindi questa qua diciamo che mi torna utile perché contiene in un'unica child, tra l'altro compatta e user friendly, le due polveri più iconiche di NARS che non vedevo l'ora di provare. E questo l'ho preso proprio sul sito di NARS a 20 euro più le spese di spedizione di 3,95 euro circa, meno di 4 euro. Poi ho comprato, prima vi faccio vedere i pezzi singoli, diciamo gli acquisti singoli, sul sito di Gloss Gods, che è un sito straniero, se non sbaglio svedese, di make-up. Ho preso questa bellissima palette che vi mostro qui adesso in anteprima, ma vi anticipo che ho intenzione di dedicare un video tutto alle palette Gloss Gods, che sono una meraviglia, una cosa pazzesca. Adesso recentemente è uscita questa nuova linea di colori nude, neutrali, insomma neutri, e io ho preso questa, perché l'altra ce n'era un'altra più rosata, invece io ho preso questa con appunto i marroncini neutri. Sembra promettere molto bene, tra l'altro ci sono ombretti anche duochrome, sembrano veramente spettacolari. C'è un bronzo verde che mi chiama tantissimo, ma magari la proveremo insieme in un altro video e vi mostrerò anche le altre palette che possiedo già di questo brand, che sono una cosa da togliere il fiato veramente. E poi sul sito di Douglas ho preso quest'altra palette occhi, in realtà molto economica, insomma molto conveniente, di Morphe. Morphe è un brand che secondo me ha delle buone palette, almeno io ne ho due e mi ci sono trovata bene, hanno una buona qualità a dei prezzi decisamente onesti. E ho visto questa collezione per le feste, non ho saputo resistere a questa Champagne Glow, che ha tonalità, indovinate, indovinate, neutro calde. Eccola qua, ve la faccio vedere, è molto carina. Ero proprio curiosa di comprare e provare questa palette sugli occhi. Quindi sono le tonalità che piacciono di più a me, marroncini con una punta calda. Non sono tanto caldi, però io una punta calda ce la vedo. E ovviamente i miei amatissimi bronzi, champagne, eccetera, eccetera. Su Douglas ho poi preso anche questi due pennelli, uno di Zoeva, il 100, 111 Setting Powder, che in realtà serve sia per la cipria, ma si può usare anche per il blush in crema o in polvere. Diciamo che ha una sezione bombata, più sottile da questa parte, però ha le setole un po' più lunghe rispetto ai pennelli che ho già, quindi si presta, diciamo, a molteplici utilizzi, sia per sfumare il blush liquido, per il contouring, ma anche per la cipria. E poi ho preso questo pennello di Sigma per gli occhi, che ha un taglio angolato, vedete, che sto scoprendo essere molto utile per indovinare, diciamo, per fare con precisione l'angolo da cui poi sfumare verso l'interno l'ombretto. Quindi ultimamente mi sto trovando bene, siccome ne ho solo due, spesso le trovo sporchi, ne ho preso un altro, cioè due di questi fatti così ad angolo, e volevo provare appunto quello di Sigma. Poi su Kiko
Ebbene sì, perché ho preso anche dei prodotti di Kiko, ma li ho presi però per il Cyber Monday. Ogni anno, infatti, Kiko propone uno sconto del 50% su tutto e veramente questo sconto passa anche sulle collezioni nuove e sulle novità. Quindi è un'ottima occasione, insomma, che Kiko ha riproposto negli ultimi 3 anni. E quindi io più che per il Black Friday acquisto ormai per il Cyber Monday e vi consiglio di fare altrettanto, perché per il Black Friday Kiko mette la promozione 3 più 3, cioè acquisti 3 prodotti, altri 3 sono in omaggio, però i 3 più economici, quindi va da sé che poi la spesa, diciamo, i 3 prodotti più costosi comunque li vai a pagare a prezzo pieno e la spesa, a meno che tu non abbia tanti prodotti costosi da prenderne, quindi 6, non conviene al 100%. Invece, lo sconto del 50% su tutto è forse uno degli sconti più allettanti che Kiko propone durante l'arco dell'anno. Allora, in questo caso io ho preso questi pezzi, 4 pezzi, di cui la palette viso di blush, che è una palette, credo, limitata, insomma, non verrà riproposta, e quindi ne ho sentito parlare molto bene da Snoopina Beauty Lover, da Manuela. Ecco, ci ho dato già una ditata, quindi l'ho già rovinata, ma pazienza. Ed è questa. Vedete, la palette si compone di un blush color malva opaco, un blush luminoso e un bronzer che sembra un po' luminosino, perché io vedo dei piccolissimi glitter, ma comunque dai, è da provare sul viso. Comunque faccio uno swatch. Sembrano molto burrose le polveri, devo dire. Allora, questi sono gli swatch. Peccato, l'ho rovinato, mannaggia. Allora, questi sono gli swatch. Questo è un blush molto luminoso. Bello, però pigmentato, molto bello, sì. È un malva, dai, non troppo freddo, assolutamente portabile anche dalla mia carnagione. In realtà io avrei voluto prendere la numero 1, che era quella con le tonalità più calde, più pescate, corallose, ma era terminata, quindi mi sono orientata sulla numero 2. Il bronzer sembra un po' chiarino, però gli swatch non vogliono dire nulla, si devono assolutamente provare sul viso le polveri. Ecco, quindi bronzer, blush opaco e blush luminoso. Le polveri sono molto setose, quindi promette bene anche questa. Poi ho preso una cipria, la cipria cotta di Kiko, mi incuriosiva molto, soprattutto da mettere a paragone con quella di MAC, che costa il triplo di questa, ed è la Radiant Fusion Baked Powder nella tonalità 02. Ultimamente ho sviluppato un'ossessione per le polveri cotte e anche la cipria cotta di MAC mi sta piacendo tantissimo, perché non fa un effetto troppo, cioè opacizza ma non eccessivamente. Comunque mantiene, questa è una tipica caratteristica delle polveri cotte, mantiene la tridimensionalità della pelle, quindi sembra che voi non abbiate applicato una polvere. Nonostante questo, risulta levigante, vellutante, perfezionante, quindi mi piace molto. Voglio vedere se questa di Kiko è abbastanza, cioè altrettanto valida. Vedete, la tonalità mi sembra perfetta. Inoltre, a toccarla, ragazze, è ancora più setosa di quella di MAC. È burro. Sono molto curiosa di provarla. Moltissime, sono contenta di averla presa perché, ripeto, ultimamente sto sviluppando una fissazione per le polveri cotte. Perché sono quelle che hanno l'effetto più ringiovanente sulle pelli mature. Poi, sempre su Kiko, ho preso 2 rossetti della collezione Unlimited stilo lipstick, ed è la nuova formula, la nuova riformulazione, diciamo. Questi sono rossetti, vedete, in stilo, molto carino lo stilo, che sono in bullet, ma si propongono di essere a lunga tenuta, praticamente non transfer, però sono molto scorrevoli, cioè quando nell'applicazione sono molto piacevoli. Io non li ho ancora provati sulle labbra, però intanto conosco la precedente formula e mi piaceva anche quella, devo dire, ma a quanto pare l'hanno ulteriormente migliorata, perché questa formula è ancora meno secca di quella precedente. Poi, provandole sulla mano, hanno una scorrevolezza pazzesca, però poi si fissano.
E ne parlano bene perché dicono, molti dicono che rimangono comunque confortevoli. Ho sentito solo un parere negativo, che parere di Miss Penny 09, che insomma non ha apprezzato particolarmente questi rossetti perché dice insomma di non, che siano troppo secchi nelle sue labbra. Ecco, questi due colori ho preso, un rosa più freddo, più malva, che forse regalerò a mia madre, e un rosa più caldo, ecco, insomma, che terrò io. E vi dico subito le tonalità che ho preso: sono la 06, che è quella più calda, e la 18, che è quella più fredda. Passiamo a Sephora, dove ho preso questi tre prodotti. Allora, sono due prodotti di Rare Beauty, che anche questi li volevo provare da un bel po'. Questo è il bronzer in stick, di cui ho sentito parlare benissimo, benissimo. Ne l'ho preso nella tonalità, perché poi mi dimentico sempre di dire la tonalità, Happy Soul. Quindi questo è un bronzer in stick che ha una formula molto scioglievole, si fonde con la pelle per riscaldare in maniera naturale e dare definizione al viso. Questo è lo stick, molto carino. Lo apro con voi per la prima volta e vediamo se ho. Ero indecisa tra questa tonalità e quella più scura, vediamo un po' se ho indovinato. Ma di sì, direi proprio di sì, guardate. Guardate, credo proprio che sia più che giusta la tonalità, perché più scura, insomma, sarebbe stata poi troppo scura. Oh mio Dio, che texture, ragazze! Ma è pazzesco! È impalpabile, è nulla! Guarda, si sfuma in un attimo! Ha una texture particolarissima, non me l'aspettavo. C'è come se è tipo un gel che quando lo stendete si asciuga immediatamente, ma contemporaneamente si sfuma con una facilità incredibile. E mi ha stupito, guardate, facendo proprio sfumandolo con le mani è praticamente scomparso, cioè non ha, è una texture impalpabile, bellissimo sembra, non vedo l'ora di provarlo. E poi ho preso uno di questi blush, però nel pottino, quindi non quelli liquidi che sono molto pigmentati e molto a lunga tenuta, di cui io ho due mini size, ma questo in questa bellissima confezione pucciosissima, che si chiama Stay Vulnerable. Io l'ho preso nella tonalità Nearly Apricot. Rullo di tamburi. Tararara. Bello. Guardate che meraviglia. Questi dovrebbero avere un risultato e una resa più dewy, più bagnata, ecco, sul viso. Quindi per la mia pelle secca e matura dovrebbero essere ancora più indicati di quelli liquidi, che invece si fissano, diventano opachi e durano veramente tanto. Ma scusate, ma dito dentro, che fa? Non ce lo metto? Sì, sono proprio un balsamo. Lo swatcho qua. Qua. Ne ho trovato un posto sfigato, ovviamente, per sbocciarlo. Guardate. Non so se si nota. Ma questi, comunque, guardate. Rare Beauty veramente sta facendo dei prodotti eccezionali. Non ne sta sbagliando una. Sono delle texture pazzesche. Sia il bronzer sia questo meraviglioso blush, perché a contatto con la pelle si asciugano immediatamente, ma si lasciano sfumare, si sfumano da soli. Bellissimi questi due prodotti, guardate, bronzer e blush, li proveremo insieme in un video. Infine, ho preso anche questo lipstick di Natasha Denona, My Dream Lipstick, che fa parte della collezione My Dream. Quindi avevo preso la palette Occhi tempo fa. Poi avevo preso anche la palette viso, quella con i due blush illuminante, se non che Cult Beauty mi ha comunicato che era terminata e quindi mi ha fatto il rimborso. Purtroppo può succedere, nei giorni del Black Friday hanno talmente tanti ordini che il sistema si può sbagliare, insomma può dare disponibile un prodotto che in realtà è già sold out, quindi mi è accaduto questo. Se no avrei anche la palette viso, perché questa collezione mi è piaciuta tantissimo, anche nel pack c'è un pack soft touch e quindi la volevo acquistare per intero, ma pazienza. Per adesso ci accontentiamo del rossetto, che è questo, ve lo swatcho qua, bello, bellissimo, bellissimo, morbidissimo ovviamente. Io già, questo è il terzo rossetto di Natasha Denona che compro, è questo qua, vedete?
Sembra molto bello. Nel frattempo, vediamo se questi di Kiko. Allora, fissati, fissati no, perché comunque si sfumano, vedete? Però, insomma, sembrano belli resistenti. Beh, comunque bisogna provarli sulle labbra, assolutamente. Su Cult Beauty poi ho piazzato un ordine molto interessante di prodotti che volevo anche qui provare da un sacco di tempo. Io praticamente faccio la mia wishlist durante tutto l'anno, nel frattempo compro, ma compro altro. Però questi prodotti che non vanno mai sconto, se non in occasione del Black Friday, li tengo lì e poi al Black Friday li prendo. Oppure in occasione di una delle tante promozioni prima del Black Friday. Comunque, sto parlando di questi prodotti di Charlotte Tilbury che adesso vi mostro. Allora, voluto prendere la famosissima cipria, la Airbrush Flawless Finish, che, di cui tutti decantano meraviglie. Eccola qua, pack molto carino. E non vedo l'ora di provarla. E l'ho presa nella tonalità Fair. Tocchiamola. Che bella. Sì, è burro, ragazzi, è burro davvero. Cioè, hanno ragione quelli che dicono che è super burrosa, anche se al momento non mi esprimo prima di provarla sul viso. Comunque, non... chi ero io per non provare questa cipria? Scusate, che vi sembro un passo dietro agli altri. Citazione, vediamo chi la capisce. Allora, poi ho preso anche questo pezzo che da collezionismo è spettacolare, il Filmstar Bronze & Glow. Vi avevo anche anticipato in un video precedente al Black Friday che l'avrei acquistato, avrei aspettato appunto il Black Friday per acquistarlo. È un duo viso di Charlotte Tilbury, appunto, molto famoso, molto prodotto ormai storico, che ha un pack, ragazzo, ancora più bello di presenza di come me lo aspettassi. Guardate, tutto specchiato, dorato, ma dai, io sono una collezionista, come posso non essere attratta da questi pack? Sembra un portasigarette degli anni 20, della Belle Époque, stupendo, poi tra l'altro pesante, bello, 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 sembra quasi metallo, non sembra plastica, ma credo sia plastica. I prodotti sono questi, le cialde, questo che dovrebbe essere un bronzer abbastanza freddino, più da sculpting che da bronzing, e questo è l'illuminante. Anche di queste cialde ho sentito parlare benissimo. Facciamo uno swatch. Lo sculpt mi sembra molto chiaro e questo l'illuminante invece mi sembra molto bello, ma l'oggettino è stupendo, stupendo. Vediamo un po'. L'illuminante sembra molto bello, lo sculpting, ma c'è da vedere se sulla mia pelle può funzionare. Guardate, questo è l'illuminante, questo è il bronzer, perché mi sembra un po' chiarino, però lo usa Giovanna Lovison, usa la tonalità chiara in inverno e Giovanna Lovison più o meno abbiamo la stessa intensità, forse un sottotono diverso, ma la stessa intensità a livello di carnagione. E poi ho preso anche un bronzer di Vive, anche questo ovviamente era nella mia wishlist, perché io ho il bronzer doppio di Vive e lo amo da morire e non vedevo l'ora di provare un blush. Tra l'altro so che questi blush hanno un effetto molto levigante sulla grana della pelle e sono opachi. Io ho preso questo nella tonalità pesca. Non si vede bene il colore, ecco, si vede così. È proprio una tonalità pesca chiaro che secondo me non rende così, deve essere applicato. Guarda che bello, vedete? Deve essere applicato sulle gote per capire bene il colore, perché sembra più chiaro, più smorto in videocamera. Invece qui è proprio un pesca bellissimo, un'albicocca, proprio come piace a me. Ma comunque quello che mi ha attratto di questi prodotti è proprio la loro capacità levigante e la tenuta. Ho sentito parlare molto bene, il bronzer lo amo e quindi mi sono detta: prendiamo e proviamo anche il blush. Su Cult Beauty ho pure preso questi prodotti che mi servivano perché mi stanno terminando e sono dei prodotti, ho visto questo kit e ne ho approfittato, di Benefit per le sopracciglia. E ho trovato in questo cofanetto, secondo me natalizio, da regalo, di latta, molto carino, dove appunto ci sono questi adesivi. Boh, che non capisco a cosa servono, comunque
Era un kit molto conveniente perché alla fine, in fin dei conti, un prodotto praticamente non risultava gratis, non si pagava. Allora, c'è la famosa Precisely My Brow Pencil, che io non ho mai provato, onestamente, che da una parte c'ha la matita a mina con la mina molto fine, e dall'altra, che cosa va mai? Ah, il pennellino, che è sempre comodo, non si sa mai. E quindi questa matita non l'ho mai provata. Il famosissimo 24 Hour Brow Setter, che è il mio, in full size tra l'altro, il mio gel per le sopracciglia preferito della vita. E infine il Gimme Brow, che è però questo credo sia una mini size, che è praticamente il mascara colorato con anche delle fibre per volumizzare e non solo fissare le sopracciglia. Insomma, mi è sembrata carina come kit, anche perché, ripeto, era molto conveniente economicamente e quindi l'ho preso al volo. Termino facendovi vedere una meraviglia assoluta. Allora, questa palette già la volevo prendere da quando era uscita, poi però siccome ne avevo un'altra simile ho desistito, ho lasciato perdere, se non che poi l'ho rivista in sconto e l'ho presa, ma il pacco non mi è mai arrivato perché ci sono stati dei disguidi per la consegna e quindi il pacco è tornato indietro e mi hanno fatto il rimborso. Stavolta per il Black Friday, visto che era di nuovo scontata, ma tipo a 15 euro, ci ho riprovato, l'ho presa e questa volta finalmente non ci potevo credere, l'ho avuta tra le mie mani adoranti. Appena l'ho aperta, io, cioè, me l'aspettavo bella, ragazza, però io sono rimasta a bocca aperta, cioè non me l'aspettavo davvero così bella, non mi aspettavo colori così vibranti, così burrosi, così stupendi. E sto parlando di una palette di Beauty Bay, la Hurty. Scusate, è un po' smanazzata perché ho le mani ancora unte di salviettina struccante. Hurty, siete pronti alla meraviglia? Ecco qua, ragazze, la meraviglia di questi colori. È una palette da non so quanti colori ci siano, 42 colori, esatto, 42, con cui io oggi ho realizzato il make-up. Vedete, ci sono tutti i verdi possibili e immaginabili, qualche bronzo e qualche rosso, tonalità comunque della terra. Io quando vedo queste palette vado giù di testa, ma la cosa che mi ha conquistato di più sono le texture, sia degli opachi sia degli shimmer, ma sono una cosa meravigliosa. Ve ne faccio vedere qualcuna, eh. Le sfioro, eh. Le sfioro, le sfioro. Io non lo so come fa Beauty Bay a fare questi ombretti, ragazzi. Io le sfioro. No, questa è veramente forse la più bella palette di Beauty Bay che io possegga. Sono tutte stupende, ma questa, ragazzi, ma guardate, le ho sfiorate. Guardate che vibrantezza, si può dire, ma me ne frego, lo dico lo stesso. Che colori pazzeschi, sottili, stupendi, non solo negli swatch, ma anche sugli occhi. Voi dovreste vedere sugli occhi che cosa sono questi ombretti. Facciamo qualche swatch di qualche scuro. Voi dovreste vedere che cosa non sono questi ombretti, ragazze, che cosa non sono questi ombretti. No, no, è veramente pazzesca. No comment. Vediamo il rosso. I rossi sono un po' di più difficili da formulare, ma è altrettanto bello. Insomma, date una chance a questa palette perché è stupenda. Qualcuno di voi mi aveva chiesto se potevo comprare e recensire il primer di Beauty Bay, che io in realtà ho comprato e ho usato oggi per la prima volta. Eccolo qua, il primer di Beauty Bay che ho indossato oggi per la prima volta. È molto, si stende facilmente, ha una colorazione, ve lo faccio vedere, quindi che va a uniformare la palpebra. Vedete, non è completamente trasparente come quello di MAC, però io ho appurato, quindi vedete che ha una copertura. Ho appurato che questi qua con il colore, che hanno un effetto meno appiccicoso, non mi fanno durare gli ombretti tutto il giorno come dovrebbero. Infatti, guardate, io non l'ho ritoccato e da stamattina, come potete vedere, la palpebra si è mangiata un po' gli ombretti che si sono infilati poi nella piega. Non so se
si riesce a percepire, ma vi assicuro che è così, quindi non mi dura tutto il giorno. Ma questo non fa, io non faccio testo perché ho veramente una palpebra, tra virgolette, sfigata. L'unico che mi tiene l'ombretto per tutto il giorno è il primer di MAC, il primer occhi, ne esiste solo, credo, una tipologia, quello nel tubetto che si schiaccia. Quello fantastico. Smashbox dipende, ci sono delle volte, dipende un po' dall'ombretto, ci sono qualità di ombretti che mi reggono tutto il giorno e altri che non mi reggono, ma quello di MAC funziona con tutti gli ombretti, anche quelli più scadenti, è l'unico proprio che le tiene lì, ma fa anche un effetto molto appiccicoso per cui rende un po' più difficile sfumare gli ombretti. Questi sono i pro e i contro di tutti i primer. Quello di Smashbox lo metto quindi sotto a quello di MAC come tenuta, ma è un altro che rende bene. Tutti gli altri che abbia provato di tutte le tipologie, ho provato la P. Louise, ho provato questo di Beauty Bay, ho provato quello di Wycon, niente, non ce l'ho, ho provato quelli di Essence anche, niente. Soprattutto anche quelli che hanno una base colore, non mi cioè, non hanno un effetto tanto appiccicoso da consentire alla mia palpebra di tenere aggrappato l'ombretto per tutto il giorno. Pertanto, non vanno bene per me. Adesso io ho da provare ancora quello di Urban Decay, che sono molto curiosa di sapere come funziona, di vedere come funziona. Ho da provare quello di Kiko, di cui alcune mie amiche mi hanno parlato bene. E poi non so più, cioè P. Louise proprio su di me ha una resa pessima, a parte che è spessissima come primer, cioè hanno detto ma ne devi mettere un leggerissimo strato, ho provato a metterne poco, a mettere meno di poco, a metterne tanto, a metterne niente, non si infila nelle pieghe dopo un'ora. Anche i paint pot di MAC, ne ho due, che tutte mi hanno detto di provare perché come base, dati come base, sono a prova di bomba e ti tengono lì l'ombretto tutto il giorno. Con me non funzionano. Non funziona neanche il gel liner, l'eyeliner in gel di Inglot, che è professionale, lo mettono le makeup artist alle spose per far durare di più il trucco, neanche quello mi dura. Insomma, ragazze, se avete un primer occhi da consigliarmi che abbia una tenuta estrema, fatemelo sapere perché io con i primer proprio sono disperata. Solo promuovo a pieni voti solo quello di MAC. Quello di MAC è pazzesco. Ripeto, non lo uso spesso perché purtroppo mi dà problemi nelle sfumature, perché ha talmente tanto grip che gli ombretti fanno macchia e poi si fa fatica a sfumare bene. E quindi diciamo che uso più spesso quello di Smashbox che è un compromesso tra l'essere appiccicoso e farmi durare l'ombretto e permettermi di sfumare gli ombretti. Quello per me è il giusto compromesso. Di MAC, a MAC mi affido quando voglio veramente che l'ombretto mi duri tutto il giorno, quindi in occasioni speciali, eccetera. Bene, io ho finito qua di mostrarvi i miei acquisti per il Black Friday, ma ripeto, ci sarà il terzo round, quindi stay tuned, come si dice in questi casi. Un bacione grande e al prossimo video. Ciao!